Allora, io credo si senta, si sente, si sente. In realtà io non parlo dell'algoritmo perché non è questo il tema, ma il tema è quest'altro che è diverso. Anche perché dopo questo crescendo, prima la poesia, poi la psicanalisi, se mi dovessi presentare con l'algoritmo sarei ovviamente perseguibile penalmente. Per cui l'idea era quella di raccontarvi, se alziamo anche un po' il volume così creiamo anche un minimo di atmosfera rispetto al tono che vogliamo dare a questa piccola performance. E questa canzone in realtà ci racconta molto di questo tema, cioè di come l'algoritmo si stia occupando di noi, mentre noi non ci stiamo occupando di lui. Questa simmetria raccontiamo oggi, se andiamo avanti, e la raccontiamo la responsabilità di questa dimensione. Certo, dobbiamo essere divulgatori e dobbiamo essere comprensibili, sfumiamo pure, però come diceva il caro vecchio Albert, mai più del necessario, perché il tema è complicato e l'idea di semplificarlo è una fregatura, perché loro non semplificano. Andiamo ancora avanti. E questo è un altro personaggio che ne sa una più del diavolo e ci racconta un altro aspetto della nostra storia, cioè quella che bisogna sempre guardare, il grande aspetto, lato, prospettiva strategica. Se pensiamo i due personaggi insieme, Albert Einstein e il barone von Clausewitz, andiamo avanti, rappresentano il senso più profondo di cosa sia l'algoritmo: potenza di calcolo e volontà di conquista. L'algoritmo è potenza di calcolo più volontà di conquista. L'algoritmo è un artigiano che viene da molto lontano, ci dice Pedro Domingos, ed è l'ultimo capitolo di una saga lunga milioni di anni. Non lo scopriamo adesso, non è di queste ore, tantomeno di questi anni. È iniziato molto tempo fa. Questo è un inizio di uno dei tanti inizi di questa storia. Ad esempio, potremmo iniziarla da qua. Questo è il più straordinario spot pubblicitario che sia mai stato fatto. È una pietra angolare della comunicazione. C'è dentro tutto. Ecco. Guardate ogni singolo dettaglio. Questa è la nostra storia. Apple Computer will introduce Macintosh. Gennaio 1984, Macintosh lancia la sfida al Grande Fratello. Allora chi era il Grande Fratello? IBM. Ma se oggi dovessimo rifarlo questo spot, chi sarebbe sullo schermo? Sarebbe esattamente quella signorina in pantaloncini rossi, insieme a lei sarebbe l'altro pirata del tempo, Google, insieme a lei sarebbero altri che al tempo facevano i Robin Hood. E oggi invece un altro inizio, 1984. La nostra storia è stata una storia del 1984 orwelliano o è stata una storia di liberazione? Andiamo a vedere un'altra ipotesi che ci racconta di come inizia la storia dell'algoritmo. Signor Presidente, l'elettronica non solo ha reso possibile l'impiego dell'energia atomica e l'inizio dell'era spaziale, ma attraverso la moltiplicazione di sempre più complessi ed esatti apparati di automazione, sta avviando l'uomo verso una nuova condizione di libertà e di conquiste. Sottratto alla più faticosa routine, dotato di strumenti di previsione, di elaborazione e di ordinamento prima inimmaginabili, il responsabile di qualsiasi attività tecnica, produttiva, scientifica, può ora proporsi nuove amplissime prospettive.
La conoscenza sicura, istantanea e praticamente illimitata dei dati, l'immediata elaborazione degli stessi, la verifica delle più varie e complesse ipotesi, consentono oggi di raggiungere obiettivi teorici e pratici che fino a ieri sarebbe stato assurdo proporsi, e di dirigere e reggere con visione netta e lontana le attività più diverse. Straordinario. 8 novembre 1959, provate a pensare a cos'era l'Italia del 1959, si raccoglievano maceri e pomodori. Olivetti davanti a uno stupito Giovanni Gronchi, presentando l'ultimo calcolatore Elea, gli dice tre cose. Prima, l'informatica. Pronuncia la parola informatica, non esisteva nel mondo, era controllo numerico. Secondo, è una tecnologia di libertà. Terzo, abilita l'individuo a misurarsi con tutte le potenze del mercato, dello Stato, della società. L'individuo, queste sono le tre cose. Inizia da qui questa corsa dell'algoritmo. Il nome innanzitutto, perché, piccola parentesi, di che cosa parliamo? Non c'entra niente con il logaritmo, come qualcuno tende ad assonanza. L'assonanza, piaccia o non piaccia a Trump, viene da questo signore, che è un arabo del IX secolo, che elabora questo sistema logico, pensa un modo per parlare alla natura. Qual è il rischio di cui stiamo parlando adesso? Il rischio la pigliamo a prestito dal filosofo Umberto Galimberti, Psiche Tecne. La tecnica cessa di essere un mezzo e diventa un apparato che include l'uomo come suo funzionario. Qual è la tesi? Questa è la tesi che vi voglio vendere, perlomeno questa è la tesi di cui io sono ultimo della fila di ben altri pensatori che prendo in prestito. Il processo di matematicizzazione della vita deve essere permanentemente negoziato, altrimenti ci consegna a poteri opachi. Questa è la storia che vi cerco di raccontare. Il destinatario, tutta questa roba, a chi si rivolge? Olivetti, chi aveva in mente quando parlava di tecnologie di libertà? Aveva in mente, ripeto, l'Italia del 1959, c'era ancora sullo sfondo il fascino suadente, il richiamo di essere parte di una società di massa, identità di massa, lavoro di massa, consumi di massa, media di massa. Lui dice no, la partita si gioca sull'individuo. E andiamo avanti e guardiamolo. Leonard Cohen, morto. È una grande canzone questa. Lo faccio anche per in onore di Bassignano, che tra l'altro mi ha invitato. Questo è Leonard Cohen. Qui vediamo i soggetti sociali a cui pensavo, Olivetti, che l'America mette in scena. L'individuo solo ma accostato ad altri individui. Su quel bancone manca solo un tablet. Questa è la scena che ci racconta. Andiamo avanti. Questa canzone è The Partisan, è una versione di una canzone della resistenza francese che Leonard Cohen riedita in America e la dedica a quattro studenti uccisi nel 1970 in una scena che pensavamo che non avremmo mai più rivisto, dalla polizia in un'università, la Kent State University dell'Ohio, stato, nome che abbiamo imparato in queste ore, quanto mai decisivo, lo stato più andreottiano dell'America, vota sempre per chi vince, vince chi passa in Ohio. Ecco, però quello è il verso finale di questa canzone, usciremo dalla ombre. L'algoritmo ci ha fatto uscire dalle ombre, la rete ci ha fatto uscire dalle ombre, ha fatto uscire quel soggetto che abbiamo visto al bancone dalle ombre. La coppiata Hoppe-Cohen, così come Einstein-Clausewitz,
identificava la potenza e la volontà di conquista dell'algoritmo, possiamo dire che Hopper e Cohen in qualche modo ci tratteggiano socialmente il motore sociale, la base sociale di questo progetto. L'innovazione, e qui abbiamo Alan Turing che corregge però e dà un elemento eversivo. L'innovazione la troviamo lungo l'incerta via che separa l'iniziativa dalla disubbidienza. Alan Turing, come sappiamo, di disubbidienza ne sapeva insomma parecchio sotto vari punti di vista e sotto vari profili, però questo è l'insegnamento che ci dà. L'informatica non è una scienza di uniformità, di disciplina e di gerarchia, non lo è mai stata e non lo sarà mai. Andiamo avanti. Noi oggi parliamo di una storia del presente. Nulla è proiettato nel futuro. Chi parla fa il cronista, non faccio né il filosofo, tantomeno il matematico. Qui in sala purtroppo c'è gente che mi conosce, sa che sono quanto mai lontano da tutte queste dimensioni. Faccio il cronista e racconto quello che vedo. Questa storia è una storia del presente. 12, 18, 24 mesi, non di più, perché come diceva quello, peraltro nel futuro saremo tutti morti, per cui chi se ne frega. E questo è il futuro, o il presente, o il nowcasting, o quello che c'è stato dopo questa vicenda. C'è una relazione fra i due termini? Qualcuno oggi sui giornali stupidamente racconta una storia che questo è figlio degli insulti della rete. Questo sarebbe stato l'effetto della proliferazione dell'odio della rete. Qualcuno forse ci dovrebbe spiegare nel 94 quale rete fece eleggere Berlusconi. Qualcuno ci dirà qual è stata quel precedente. Invece in realtà questo è un altro inizio. E questo ci convince in realtà che quello che stiamo parlando non è una storia di innovazione, ma una storia di ripristino di culture e di pratiche sociali. Il Prometeo di Eschilo è il primo manufatto elaborato umano in cui appare la matematica come un linguaggio di organizzazione sociale. E lui per la prima volta distingue i segni astronomici che scandiscono i grandi cicli del tempo. La matematica diventa organizzazione, ordinatore della società. E poi arriva lui, chi se non Pitagora, il quale disegna per la prima volta la calcolabilità del futuro. Quello che accade è pianificabile in base ai dati di oggi. Oggi io posso prefigurare i dati di domani. Andiamo avanti. E questo è Platone. Leggetelo un attimo perché ci tengo. Sarebbe davvero bello, Agatone, se la sapienza fosse in grado di scorrere dal più pieno al più vuoto di noi, solo che ci mettessimo in contatto l'un con l'altro, come l'acqua che scorre nelle coppe attraverso un filo di lana, da quella più piena a quella più vuota. Non c'è una descrizione della rete più fedele, suggestiva, dettagliata di questa. È geneticamente stampata nella storia di questa specie umana. Non viene, non è una distorsione, un'innovazione, un elemento discontinuo. Riprende una traiettoria che era tutta scritta in questa cultura. E qui arriviamo a un punto, perché da quel momento si disegna una prima traiettoria che per un primo tratto ha coinciso con la teologia, poi con la politica e poi arriviamo a Giordano Bruno. Piccola parentesi, non siamo lontano, me lo ricordava Bassignano ieri, in questo luogo, queste pietre, è l'ultima cella di Giordano Bruno a Roma. Qui c'era la casa di Cardinal Berlardino, qui sopra nel palazzo. Cardinal Berlardino lo interroga la notte prima che Giordano Bruno venga tradotto a Campo dei Fiori. Tra l'altro Cardinal Berlardino, parentesi nella parentesi, andrebbe approfondito perché passa la storia per un oscurantista
assolutamente, insomma, fondamentalista cattolico. Non è così. Lui tenta più volte di salvare Giordano Bruno e tenta di mediare con Giordano Bruno a partire da un dato, che è l'equilibrio del tempo. Oggi, proprio in questi giorni, siamo all'anniversario delle tesi di Lutero, e lui, che in quel momento, nella piena delle guerre religiose, per due volte, Cardinal Bernardino, gli offre l'ipotesi di mediazione, che Giordano Bruno rifiuta. Io devo confessare a questo punto, anche per giustificare la mia enfasi, un conflitto di interessi. Io sono nato a Nola, in piazza Giordano Bruno, per cui per me tutto inizia e tutto finisce con Giordano Bruno, a cominciare, insomma, la squadra per cui faccio il tifo, che è l'unica squadra brugnana d'Italia, che è l'Inter, che è l'emblema dell'illuminismo e del razionalismo a fronte di altre squadre ottusamente schiacciate sul servilismo industriale e padronale. Guardo Bassignano non a caso. Andiamo avanti. Ed eccolo qua. Giordano Bruno, un caso appunto retorica, vogliamo? No, Giordano, le opere magiche di Giordano Bruno sono studiate nei college americani come il primo esempio di linguaggio ipertestuale. È la prima volta che ci si esprime combinando immagini visive e testuali, con un itinerario non lineare. E non solo, ma Giordano Bruno è il primo che elabora una cosmogonia reticolare. In nessun punto è il centro e tutti i punti sono centro, e per questo lo chiamiamo sfera. 1587, appunto, le opere magiche. E anche Giordano Bruno è uno dei tanti inizi di questa storia. Il calcolo, da questo momento, siamo nel XVI secolo, da effettivo diventa efficiente. Si scinde per la prima volta la molecola della cultura. Umanesimo e scienza prendono due strade diverse, hanno due finalità diverse. Guardate, questo non è retorica o poesia, è un pezzo essenziale della metodologia di approccio e di lettura della rete. Avanti. E questo è stato l'ultimo mediatore tra questi due atomi, scienza e umanesimo. Il libro della vita è scritto col linguaggio della matematica, dice lui, ma il libro della vita è pensato col linguaggio della filosofia. Dopo Galileo il sapere si scinde e inizia, è un caso, il declino dell'Europa. Andiamo avanti. Ed eccola qui. Questa è la formula che fotografa questo passaggio. Questa è una formula che ho letto, ho sputato sangue per capirla, perché insomma è complicata. Per cui l'incremento e la diminuzione del lato provoca l'incremento e la diminuzione del quadrato. Chi se ne frega, uno direbbe, in realtà no, perché è il motore dell'automatismo su cui è basato il principio matematico dell'algoritmo. Andiamo avanti. È un'equazione che ricaviamo dai testi vedici indiani, e attraverso i matematici arabi ed europei arriva a tratteggiare gli automatismi del pensiero incalcolabile e a fissare la prima formula interattiva. Andiamo avanti. Ed eccoli qua. Questi sono quelli che rompono la molecola. Joseph Raphson e Isaac Newton, che accelerano in maniera non più gestibile e mediabile dai filosofi la progressione matematica. Anche la scienza si scinde, Immanuel Kant, questo è l'ultimo tentativo che viene fatto per riacchiappare questo filone. La ragione scorge soltanto ciò che essa stessa produce secondo il suo disegno,
cioè la ragione di ogni singolo umano, si identifica con lo sviluppo del ragionamento. Ragione e ragionamento, in questo tentativo di mediazione, sono identificati. E qui Leibniz però già prefigura una rottura. La musica è una pratica occulta dell'aritmetica in cui l'anima non sa di calcolare. E noi ritroveremo questo principio più avanti, quando vedremo come Spotify sta pianificando i gusti della musica. Ed eccoli qui altri due protagonisti, Ada Lovelace, la figlia di Lord Byron, e Charles Babbage. Siamo a metà dell'Ottocento, si comincia a ingegnerizzare l'automatismo nell'operatività del lavoro. E qui arriviamo a tempi più recenti. Italo Calvino, non uno smanettone impenitente, è il software che comanda. Il software si sta mangiando il mondo, è il grande saggio dei due sociologi americani che hanno trattato la fine del lavoro. Eccolo alla fine di tutto questo. Lui è il protagonista della serata, in realtà. Questo è un algoritmo, mi è stato passato da Rocco Pellegrini, che è in sala ed è titolare nel bene e nel male, spero nessun altro matematico ci sia, in modo che siamo coperti. Questo è un algoritmo, un semplice algoritmo, un semplicissimo algoritmo. Insomma, gli algoritmi che consapevolmente o inconsapevolmente usiamo hanno milioni di queste righe. Questo è uno dei più elementari, però questo è il principio in base al cui una sequenza matematica determina un comando. Questo è il punto. Ogni algoritmo ha un obiettivo, dunque ogni algoritmo ha un fine. Nulla di neutrale, nulla di inevitabile, nulla di determinato, nulla di univoco. È assolutamente un linguaggio che serve una volontà di comando. Nicolas Carr: in un sistema automatizzato il potere si concentra nelle mani di chi controlla la programmazione. Questo è un principio che anche in questi giorni, nelle elezioni americane, ha contato molto di più delle battutacce dei fondamentalisti su Facebook. Queste sono le due anime, vedete le due righe precedute dal for, sono gli elementi sensibili dell'algoritmo, lì dove cambia l'anima. Questo è un algoritmo che Rocco ha ricavato da quelli più elementari, che servono a tracciare una lista di oggetti, di valori decrescenti. E l'algoritmo qui acquisisce e concepisce il concetto di valore e il concetto di decrescente. Agire su quelle righe significa cambiare la modalità, la tecnicalità e il pensiero dell'algoritmo. Avanti. La potenza di calcolo come nuovo ordinatore sociale. L'algoritmo è il mediatore del pensiero. Chiunque di voi, da tempo ormai, ha delegato a sistemi automatici l'elaborazione, l'organizzazione e la trasmissione del proprio pensiero. Nessuno di voi è in grado di pensare se lungo la traiettoria del suo pensiero non si incontra un algoritmo. Secondo, è l'impaginazione delle relazioni bilaterali. Le nostre relazioni viaggiano e vengono impaginate in base a modelli cognitivi determinati da quella sequenza di numeri di qui sopra. Ed è il riprogrammatore della vita, ma non in senso retorico, in senso materiale. Vediamo come. Andiamo avanti ancora. Intanto attraverso la capacità dell'autorità
di esprimersi in termini algoritmi. Cioè, voi pensate le relazioni che abbiamo oggi con i centri di amministrazione, i centri di organizzazione, i centri di servizi con i quali noi siamo collegati. Andiamo avanti. E soprattutto l'algoritmo sta riorganizzando alcune categorie fondamentali della nostra vita. Uno è il tempo. Piccola premessa, io non sono nessuno. Per quel poco che sono adesso, perché parlo, io sono un assoluto suddito di Sua Maestà il digitale. Io penso che nulla di quello che ci sia adesso è peggio del passato. Niente. Per cui nulla di quello che dico io può avere una venatura nostalgica, rivendicativa e, diciamo, retrodatata. Io penso che siamo nel terreno più avanzato di conquista della civiltà, di conquista però, non di erogazione, perché chi ci sta erogando gratuitamente modelli di vita non lo fa per nulla. Per cui il conflitto sociale che ha civilizzato il secolo precedente deve essere riproposto in questo secolo. Chi dice la rete è cattiva è un cretino. È come dire la fabbrica è cattiva. La fabbrica era cattiva, certo che la fabbrica era cattiva. Bambini al lavoro, 16 ore al giorno, eccetera. Poi grazie a Dio la fabbrica è stata civilizzata dal conflitto operaio ed è stata il più grande motore di innovazione e di civiltà del mondo. Dopo il conflitto, la rete non si capisce perché debba essere buona di per sé, Facebook non si capisce perché debba essere sano di per sé, gli algoritmi non si capisce perché, insomma, debbano essere disponibili, trasparenti e negoziabili di per sé. E questo è uno dei mondi in cui ci stiamo muovendo, però non è il mondo principale. Questo è il mondo che noi viviamo, che quelli che fanno comunicazione pensano che il digitale, la potenza di calcolo, l'algoritmo sia fatto per farli giocare a flipper coi social. Quella è una realtà marginale. Fra 5 anni, voltandoci, rideremo pensando che abbiamo immaginato che questo straordinario processo del sapere serviva a giocare con Facebook ai like. Andiamo avanti. Questo è la causa o l'effetto? Perché questo è il punto di cui stiamo parlando. L'elemento discontinuo nella successione delle generazioni. Ogni bambino che nasce assomiglia più al suo tempo e non a suo padre. E se noi parliamo con suo padre, se noi organizziamo suo padre, se noi pensiamo di salvaguardare i valori di suo padre, poi il bambino vota da un'altra parte. Andiamo avanti. E questi sono la cassetta degli attrezzi. Una parte della cassetta degli attrezzi, che sotto le nostre dita, sotto le nostre sguardi attoniti, ogni secondo, ogni minuto, ogni giorno, ogni mese, ogni anno produce questi fenomeni. I click producono piste di popolarità, i link determinano relazioni di autorità, le cerchie creano meccanismi di reputazione, i big data sono la fonte delle predizioni. Poi vedremo, ma come, in America hanno sbagliato? Io non penso che abbiano sbagliato in America, perché non è così. Uno che ha usato i big data non ha sbagliato, è stato eletto. Questo è l'altra torsione. Non ci siamo ancora abituati all'idea che il computer sostituiva la carta, che qualcuno ha cambiato il quadro ancora una volta. E questo è un altro alfabeto
l'alfabeto del pollice, qualcuno lo definisce. Michel Serres teorizza, grande filosofo francese, che il telefonino è un modello radicalmente diverso rispetto al computer, e ce lo dice fisiologicamente. L'indice, l'interattività dell'indice, quella del computer, risponde a un lobo del cervello diverso del pollice. E scrivere, pensare, provare emozioni in mobilità non è la stessa cosa che farlo seduti. Così come leggere a bassa voce con i primi libri non era la stessa cosa che leggere le grandi pergamene attaccate al muro ad alta voce. È cambiata la civiltà nel passaggio dalla pergamena al libro. Andiamo avanti. E questo è il motivo per cui i social network sono un giardino d'infanzia. La potenza di calcolo non serve ai giornalisti, che non sono considerati entità rilevabili antropologicamente. Serve geneticamente a ricostruire la mappa del genoma. E gli architetti della mappa del genoma saranno coloro che organizzeranno quelle striscette che abbiamo visto lungo gli algoritmi. Andiamo avanti. Chi guida dunque il treno dell'innovazione? Ce lo chiederemo, così come il secolo scorso ci siamo chiesto chi decideva la nostra vita economicamente, socialmente, culturalmente, nei servizi, chi determinava la scuola dei nostri figli. Varrà la pena di spendere 5 minuti per chiedere chi sta organizzando questo frullatore o no? Avanti. E per fortuna c'è una vecchia signora che ce l'ha ricordato adesso: Dio l'abbia in gloria e sia preservata in eterno. In eterno, l'unica statista che c'è in questo continente. Tra l'altro è l'unica che l'altro giorno ha spiegato al biondone come si campa in Occidente, mentre gli altri erano lì, compreso il Boy Scout lì che anguilleggiava, la signora gli ha spiegato che in Occidente da un secolo e mezzo si vive così. E la lettera di Angela Merkel, andiamo avanti, che ovviamente in questo paese nessuno si è filato, perché ovviamente ci occupiamo della lettera agli italiani all'estero, che farà tremare il mondo, immagino. Mentre la lettera di Angela Merkel, con una straordinaria intervista sul Guardian, dice, e ripeto, Angela Merkel, non il partito pirata, che la trasparenza dei sistemi algoritmici afferisce alla sicurezza e all'autonomia della democrazia. Questo è il tema all'ordine del giorno. E questo è l'esempio. Ritorniamo a Leibniz: la musica è un'aritmetica in cui l'uomo non sa di calcolare. Ma questa roba può rimanere privata? Questa potenza di analisi e di suggestione delle volontà e delle personalità pubbliche può rimanere privato? Andiamo avanti. Anche perché noi non siamo distanti da quest'altro processo, che è il concetto di singularity. Che cos'è il concetto di singularity? In matematica, il concetto di singularity è il punto di frequenza, cioè il punto di autonomia di un meccanismo matematico rispetto alla matrice, cioè quando si distacca e si riproduce automaticamente. Nel digitale l'algoritmo singolare è l'algoritmo che autodetermina il proprio apprendimento e il proprio addestramento. A questo punto uno è titolato ad alzarsi e andarsene dicendo: non perdiamo tempo con queste stupidaggini. Ebbene, sappiate che l'orologio della singularity, voi ricordate l'orologio della crisi atomica, no? Venne fatto negli anni 70, era insomma quel meccanismo che calcolava a quanto eravamo vicino dall'eventuale
insomma, deflagrazione, e nei momenti di tensione noi siamo arrivati a 3 minuti. I missili a Cuba. Oggi siamo a 6 minuti dalla singularity, cioè il concetto di progressione geometrica della potenza di calcolo non ci porta lontano da questo meccanismo. Per cui l'esigenza di un controllo pubblico sui processi di sviluppo della potenza di calcolo non è dissimile dalla gestione della potenza nucleare. È un esempio banale, noi lo vediamo qui. La sonda Schiaparelli è caduta. Molti miei colleghi, fra i più colti in materia, hanno detto è caduta perché il computer, una stupidaggine sesquipedale, perché quei computer, neanche presi a martellate, si possono andare in default. È il software che va in default, non il computer, perché lì sono 6 computer ridondati, per cui non c'è una possibilità su 1 miliardo di miliardi che vadano in default. Il software sì. Perché? Perché è un software privato, riservato ed esclusivo, dunque bacato. L'indice di qualità di un software è proporzionale alla sua condivisione. Ripeto, non lo dico io che sono un cretino, ma sono l'ultimo della fila di ben altri pensatori. E dunque il tema è l'algoritmo come entità, a prescindere dal suo statuto proprietario, deve essere uno spazio pubblico o no? Ma non per la poesia e per la democrazia, ma per la sicurezza e per l'efficienza. Uno spazio pubblico vuol dire un'entità, una forza, una risorsa che sia sottoposta permanentemente a un controllo incrementale delle intelligenze del mondo. Andiamo avanti. E noi abbiamo esempi. La scuola può essere privata, ma è uno spazio pubblico. Non è che se la scuola, io faccio una scuola, dico l'Italia è una monarchia, grazie a Dio quei fottuti di repubblicani nel 1946 sono stati sconfitti. Non lo posso dire perché mi arrestano. La sanità è uno spazio pubblico, una clinica privata si deve attenere a quelle regole. La televisione gliel'abbiamo spiegato a quello lì che è uno spazio pubblico anche se sua, no? Ecco, appunto. E questo in base a 3 principi, che è la trasparenza, la modificabilità e la negoziabilità permanente. Io giornalista nella sua televisione devo avere il mio statuto deontologico, io medico nella sua clinica devo avere il mio statuto deontologico. Andiamo avanti. Dunque, il tema è come organizzare questi sistemi in termini territoriali. Andiamo avanti. Il problema vero, e qui mi denuncio, è chi è il soggetto negoziale. Perché noi nel secolo scorso l'abbiamo risolta brillantemente. Grazie. La dinamica era facile. Capitale, lavoro, padrone, operaio, e poi c'era quello là che un secolo e mezzo prima ci aveva pensato e abbiamo risolto il problema. E per un secolo l'abbiamo sfangata. Ma oggi il problema si è fatto molto più confuso. Però questo è il tema, non è che se non l'abbiamo trovato non esiste questa dinamica. La dinamica è di un soggetto negoziale, alcuni elementi ci sono, Angela Merkel ci dice che è lei il soggetto negoziale, non lei come cancelliere, ma lei come titolare di una comunità, di una cultura, di un sistema economico. Infatti lei rischia la popolarità e le cose, ma 1 milione di siriani intelligenti e colti, se li vuole portare a casa, se li ha già presi alla faccia degli altri. Allora andiamo avanti. Allora intanto io ho capito questo, che il territorio è un soggetto negoziale, ad esempio una città, ad esempio Amburgo, non Roma, che affida l'anagrafe a Google la scatola chiusa, l'anagrafe a Google di questa città. 4 anni fa, andate a vedere chi era sindaco, 4 anni fa portata
Google avrebbe sparato per avere quei dati, gli hanno detto veniamo noi, portiamo a domicilio. Dunque il tema è un piano regolatore della potenza di calcolo, questo è uno dei principi che noi possiamo proporre. In Italia questi sono i padroni dei nostri algoritmi, padroni assoluti. Il 75% delle soluzioni della PA italiana sono dei samurai, questo prima. Adesso il capo samurai è diventato il capo della PA digitale, cosa che in nessun paese sudamericano è mai successo. Il secondo azionista di Amazon, che è il principale fornitore della pubblica amministrazione in Italia, è diventato il capo della pubblica amministrazione che decide da chi comprare gli algoritmi. Ovviamente nessuno ha detto un plissé. Gli insegnanti, la sinistra, i pirati, i corsari, nessuno ha manifestato su questa cosa. Andiamo avanti. Si chiama? Dacci il nome, Michele. Dacci il nome. Piacentini, il dottor Piacentini, il quale ha detto che non viene pagato. Ha detto, ha precisato che lui non viene pagato, ci tiene che non viene pagato. Questa è un'altra partita, eccolo qua, Instant Article. Instant Article è quel sistema di Facebook che distribuisce le notizie di tutti i giornali del mondo. Ma come le distribuisce? Uno dice, vabbè, insomma, che vuoi, i giornali danno... Piccolo dettaglio, le distribuisce senza tempo, cioè senza cronologia, per cui il criterio non è la notizia di oggi. E allora qual è il criterio con cui Facebook mi dà le notizie? Due, loro lo dicono, perché loro non è che le cose le dicono papale papale. Uno, la profilazione. Ognuno la notizia in base alla sua identità. Secondo, la pertinenza sui temi che sta trattando. Per cui nel Michigan, quando un operaio di una fabbrica stava su Facebook, altro che l'odio, quegli imbecilli, stava trattando del tema come votiamo eccetera eccetera, appariva la fotografia di un'azienda americana che aveva appena decentrato in Birmania il suo stabilimento, e quello ovviamente insomma se ne aveva un po' a male, e via di questo passo. La gestione è di assoluta discrezionalità di Facebook. Qui chiudiamo, perché tutta questa roba ha una caratteristica. Noi abbiamo detto dove inizia? Olivetti, Eschilo, lo spot. In realtà una storia c'è, precisa. Anni 30, Vannevar Bush, che scrive uno straordinario saggio che poi viene pubblicato sull'Atlantic Review nel luglio del 45, badate le date, luglio del 45, eravamo ancora in guerra, eravamo a 3 settimane da Hiroshima, e spiega, ripeto, eravamo ancora in guerra col Giappone, spiega che la confrontazione fra Stati Uniti e Unione Sovietica si sarebbe vinta sostituendo il lavoro materiale con il sapere. Primo. Secondo, Claude Shannon e Alan Turing, che negli anni 40, progetto Enigma è il folklore, sviluppano il primo modello di automazione del lavoro intellettuale. Il primo insomma convegno sul post-fordismo è del 55 in America, la Rand Corporation. Tutta questa roba è al riparo, fuori da ogni controllo pubblico. Non c'è stato un intervento pubblico su questo documento, critico, niente. La politica si occupava di altro, e come il prestigiatore quando con una mano attiva l'attenzione e con l'altra nasconde il pappagallino. Andiamo avanti. Ecco il punto vero. Trump, questo è stato in parte. E quando dico della polverizzazione, questo è il meccanismo per cui quella destra è in grado di rappresentare l'immediatezza sociale senza mediarla. Trump è l'immediatezza sociale senza mediazione. La sinistra è da almeno mezzo secolo un elemento di mediazione e di trasferimento
in sedi politiche formali. In questo passaggio c'è l'identità con l'elite, la sinistra elite. Trump è il selvaggio esterno. Avanti ancora. E però questo ci aveva detto un dato. Tecnologie di libertà, potere dell'individuo e soprattutto straordinaria capacità critica di leggere il processo tecnologico. L'abbiamo scritto nella nostra storia. E questo era l'ultimo messaggio che Camillo Olivetti dà ad Adriano Olivetti, che forse potremmo oggi ripartire da questo. Dacci un ultimo click e facci sognare. Se non sono io per me, chi mai lo sarà? Ma se io sono solo per me, chi mai sono io? È dal Talmud. Grazie. Bravo! I bravi relatori e come tutti quelli che sanno, ma che alla fine tengono il sapere nascosto, tu ci hai fatto capire delle cose, ma io ho l'impressione che qualcosa te lo sei tenuto per te. Dietro tutto quello che tu ci hai raccontato, e cioè la matematica, per chi come me è ignorante, è in fondo una somma, un calcolare. Allora uno può sapere tutto di tutto, può profilare quello che vuole, ma chi è che fa le domande? Chi è che poi mette in ordine questi numeri per renderli poi potenti e incisivi sulla società? Allora, chi fa le domande? In realtà qui noi diamo prima le risposte, poi ricaviamo le domande. C'è un processo di potenza dell'intelligenza che ormai prevarica assolutamente i livelli di potere. Il punto vero è che questo fenomeno dove va a parare? Cioè questa esorbitante capacità di produrre intelligenza, come si ferma? Basta una sola logica di dominio, cioè serve solo a far comandare qualcuno sugli altri, o c'è proprio un'idea di trasformazione radicale della forma umana? Io credo che qualcosa di simile sia in gioco, perché non è pensabile che quello che sta accadendo serve a vincere qualche elezione. È qualcosa di più complesso, di più organizzato, e soprattutto è qualcosa che non può, qualsiasi cosa sia, il punto è, non può essere escluso da un controllo pubblico. Peraltro, se ci pensate, è singolare che proprio questi soggetti, sto parlando dei grandi monopoli dell'algoritmo, Google, Amazon, Facebook, sono nati contestando gli statuti proprietari, rovesciando le clessidre dei proprietari della musica, dei proprietari del video, dei proprietari delle azioni, e oggi dicono: l'algoritmo è mio, Dio me l'ha dato, guai a chi me lo tocca. Non è possibile, non se può fare.